Le guerre moderne sono dominate dalla tecnologia. Un esempio è fornito dagli elicotteri da combattimento. Sono macchine letali, agili e resistenti. Sommando queste caratteristiche alla nuova tecnologia digitale, si ottengono armi di ultima generazione che rivoluzioneranno le strategie di guerra. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, gli ufficiali degli eserciti entrano in possesso di un nuovo strumento di guerra, l'elicottero. Lo spostamento di truppe e attrezzature nelle zone di combattimento diventa più rapido. Gli elicotteri non hanno bisogno di aeroporti perché possono decollare ed atterrare su aree grandi quanto un campo da tennis e sono operativi su ogni genere di terreno. Barriere naturali come fiumi, giungle e deserti non sono d'ostacolo a questi mezzi. Gli americani utilizzano gli elicotteri nella guerra di Corea per trasportare i soldati feriti negli ospedali da campo, come ci ha mostrato il telefilm per la TV MASH. La rapidità di spostamento garantita da questi mezzi consente di salvare molte vite umane. Ma è durante la guerra del Vietnam che l'elicottero entra davvero nella storia. Le truppe, insieme alle attrezzature e alle munizioni, vengono depositate sul campo di battaglia. In origine sono adibiti al trasporto dei soldati, ma presto diventano armi letali. Non proteggono solo le truppe e gli altri elicotteri, ma possono anche scatenarsi con forza micidiale sul nemico a terra. Gli elicotteri hanno modificato per sempre le tattiche di guerra. Oggi questi mezzi entrano in una nuova era, quella digitale. Utilizzando la tecnologia digitale, i comandanti potranno conoscere la posizione esatta di truppe, aerei e armi, nonché quella del nemico in qualsiasi momento. Le informazioni saranno comunicate in tempo reale alle truppe a terra e ad altri aerei grazie a una gigantesca rete internet militare. Il capostipite dell'era digitale è l'elicottero più micidiale mai costruito, l'Apache Longbow. È la macchina d'attacco più formidabile mai realizzata, la prima in grado di condurre combattimenti digitali. Utilizzando un radar sofisticato, è in grado di individuare e attaccare bersagli multipli grazie a un cannone automatico da 30 mm, razzi e missili Hellfire a guida laser. È la macchina da guerra più cattiva mai esistita, il non plus ultra degli elicotteri per i piloti. È il re dei cieli, è come volare in Ferrari. L'Apache è stato concepito come una piattaforma d'attacco pesante per l'esercito. Oltre alla capacità di attacco, quindi, fornisce supporto aereo immediato e protezione agli altri aeromobili. L'Apache è stato progettato sia per combattimenti diurni che notturni ed è stato utilizzato a Panama, in Somalia, in Bosnia e nelle due guerre del Golfo. Il suo record in battaglia è degno del nome che porta. Army Aircraft. Gli aeromobili dell'esercito portano di norma il nome di tribù degli indiani d'America. L'Apache prende il nome proprio dagli indiani Apache, guerrieri che dimostrarono la loro fierezza nei primi anni di vita del nostro paese. Abbiamo trovato appropriato utilizzare questo nome per una piattaforma che dovrà dimostrare tutta la sua fierezza in battaglia.
Una delle ragioni che rende così efficiente l'Apache Longbow in combattimento è l'integrazione di nuovi sistemi identificativi e informatici in un singolo aeromobile. I sensori posizionati sul muso dell'elicottero identificano i bersagli di giorno e di notte grazie a televisori ad alta risoluzione, infrarossi e laser. Le informazioni raccolte vengono visualizzate sul visore del casco collegato alla mitragliatrice, che si sposta seguendo il movimento degli occhi del pilota. Sulla parte superiore dell'Apache c'è il radar Longbow, utilizzato per localizzare e classificare i target grazie alla tecnica nota come unmasking. L'elicottero si nasconde, poi appare sopra gli alberi per consentire al radar di individuare il nemico prima di scomparire di nuovo. La funzione svolta dal radar Longbow sull'Apache consente di individuare, classificare e stabilire nel giro di pochi secondi i target a cui dare la precedenza. Questi dati vengono poi visualizzati su uno schermo davanti al pilota prima di passare ai missili a radiofrequenza. L'Apache Longbow è il primo elicottero in servizio studiato per i combattimenti digitali. Le missioni vengono pianificate a computer e poi trasferite sull'elicottero. Il pilota è in grado di caricare tutti i dati e le informazioni sulla navigazione per la missione in tempo e senza errori. Non si può non riconoscere il ruolo della digitalizzazione in combattimento. In passato si individuava il nemico e lo si attaccava. Oggi si determina in tempi brevi dove si trova, qual è il fuoco amico. E nel giro di qualche secondo l'avversario viene attaccato sul campo di battaglia. Essendo un elicottero digitale, molti dei sistemi del Longbow possono essere riprodotti da un simulatore. Questo consente di addestrare i soldati con un dispositivo che simula vere missioni senza mettere in pericolo i piloti o il velivolo. A Fort Rucker, in Alabama, l'esercito statunitense addestra i piloti dell'Apache Longbow utilizzando 4 simulatori d'avanguardia. Come videogame giganti, riproducono esattamente il volo e la movimentazione dell'elicottero. In realtà è un videogioco gigante ed è anche molto costoso. Riproduce un'esperienza realistica e per noi è un gran bel vantaggio. I piloti si preparano così a combattere. Gli aspiranti piloti hanno la possibilità di apprendere ad accendere i motori, prendere confidenza con la cabina di pilotaggio e far volare il velivolo. Acquisiscono una prima esperienza e imparano a muovere la barra di comando. Nelle missioni reali, i piloti non devono solo prestare attenzione al nemico, ma anche agli altri Apache. Questo sistema collega addirittura i simulatori tra loro. Scherzando, diciamo che bisogna guardarsi le spalle dagli altri simulatori. In questo caso è vero, perché i simulatori possono essere collegati ed è possibile guardare a destra e a sinistra individuando gli altri elicotteri simulati. Il simulatore del Longbow ci consente di simulare un campo di battaglia digitale. Siamo in grado di simulare praticamente tutto. Il simulatore è in grado di riprodurre buona parte degli scenari di guerra, ma quando i piloti si trovano in missione, quelle che sfrecciano ovunque sono pallottole. L'Apache Longbow è stato studiato per attaccare il nemico e quindi deve essere in grado di sopportare il fuoco dell'avversario. È caratterizzato da una silhouette sottile che lo rende un bersaglio poco vulnerabile frontalmente. La cabina è molto ben corazzata. Questo è un pannello blindato estraibile che ci protegge su entrambi i lati. Tra le due cabine c'è uno scudo protettivo che evita, nel caso in cui il velivolo venga colpito da una raffica, che i proiettili passino da una parte all'altra, mettendo fuori gioco entrambi i piloti. I comandi delle armi e dei sistemi computerizzati hanno un backup nel caso in cui vengano annientati dal fuoco nemico. Inoltre, le pale del rotore e i serbatoi del carburante sopportano gli urti senza subire danni e persino la scatola del cambio può restare senza olio per 30 minuti.
L'Apache Longbow è una macchina letale e solo i piloti migliori possono comandarlo. Il pilota degli elicotteri da attacco deve avere una natura aggressiva. È sempre alla ricerca di scontri ed è pronto a dare la vita e a rischiare il tutto e per tutto per proteggere i soldati sul campo di battaglia. Il pilota d'attacco è caratterizzato da una personalità aggressiva. Quando è al comando dell'elicottero, deve essere pronto a lanciarsi nello scontro. Deve avere il coraggio di combattere e portare a termine la missione. Il nostro compito è proteggere i soldati a terra e gli altri elicotteri che stiamo scortando. Dobbiamo essere concentrati sulla missione. È il lavoro più bello in assoluto, non lo cambierei per niente al mondo. Il fattore che accomuna tutti i piloti è la passione per il volo, indipendentemente dal velivolo e dallo scopo. Nolan Beck vola da 18 anni. È tra i collaudatori del più celebrato elicottero militare della storia, il Black Hawk. Mi piace volare. La caratteristica che apprezzo di più del Black Hawk è la versatilità. Un giorno posso trasportare le truppe attraverso le linee nemiche, il giorno dopo merce o carichi. I compiti sono diversi, si cambia tutti i giorni. Il Black Hawk vola per il 50% delle ore di volo dell'esercito. Ne abbiamo 1550, ma arriveremo a 1680. Viene utilizzato nelle principali missioni dell'aviazione. Vanta un arsenale completo, disponibile in configurazioni diverse. Il Black Hawk è stato utilizzato dagli Stati Uniti in tutti i conflitti dagli anni 80. È un elicottero impiegato per qualsiasi necessità sul campo di battaglia. Trasporto di truppe e attrezzatura, evacuazione feriti, ricerca e soccorso e perfino nelle missioni di comando e controllo. L'elicottero prende il nome dal capo tribù Black Hawk, appartenente alla tribù dei Sauk, residente nella zona di Rock Island, nell'Illinois. Il capo tribù si schierò con gli inglesi nel 1812. Dopo il conflitto strinse amicizia con alcuni leader americani. In particolare il presidente Jackson rimase impressionato dal suo candore, dal coraggio e dalle convinzioni. Divenne un'icona nazionale. Il Black Hawk prende il nome da questo capo indiano. Il Black Hawk è un velivolo potente. Può caricare soldati e attrezzature e spostarsi velocemente. Si pilota agevolmente e risponde bene. Il Black Hawk, come tutti gli elicotteri da combattimento, vola a bassa quota per non essere intercettato e attaccato. Uno dei vantaggi che l'elicottero offre è il volo ad altezza d'albero. Questo riduce l'esposizione al fuoco nemico, aumentando così la possibilità di non essere colpiti. Il rischio in questo caso è che la cima degli alberi può rappresentare un pericolo. È quindi necessario osservare con attenzione lo spazio davanti per evitare urti rischiosi. Ho volato su ogni tipo di velivolo, ma dà più soddisfazione pilotare gli elicotteri ad altezza d'albero che un jet in quota. Ma nonostante la perfezione, il Black Hawk non è predisposto per l'imminente era digitale. Cerchiamo di superare il nemico su vari fronti, come l'efficacia, la sopravvivenza, la sostenibilità, la trasportabilità. Vogliamo essere migliori in tutti questi campi e anche nell'informazione, cioè la digitalizzazione. L'informazione è un aspetto fondamentale sul campo di battaglia. La digitalizzazione fornisce agli ufficiali e ai piloti il quadro della situazione. Così, in qualsiasi momento, possono conoscere la posizione del nemico e delle forze alleate.
Questo è indispensabile per colpire senza errore gli avversari. Non sopravvaluto l'importanza di questo aspetto. È davvero fondamentale. Per il colonnello Lake è paragonabile a una partita a scacchi unilaterale. C'è un'analogia. Ne ho sentito parlare quando la digitalizzazione era agli albori e questi concetti erano divulgati soltanto alle élite dell'esercito. All'epoca si parlava di una scacchiera con una specie di specchio bidirezionale. La persona che sta da un lato può osservare i movimenti di entrambe le squadre, mentre l'altra vede solo ciò che fa lei nello specchio. La situazione si fa più difficile quando quest'ultima sa a malapena quello che sta facendo. È un paragone calzante. Noi possiamo vedere tutto e il nemico vede solo le sue azioni, se gli va bene. Nonostante i successi in battaglia, per entrare nell'era digitale, il Black Hawk dovrà subire un processo di modernizzazione. Possiamo ristrutturare gli UAC a 60A per la metà del costo di un velivolo nuovo, garantendo altri 20 anni di servizio. La cabina viene realizzata interamente in vetro. I manometri analogici sono eliminati, così come tutte le parti obsolete. L'elicottero viene rinnovato, sottoposto a trattamento anticorrosivo e rifornito di motori più potenti e pale a corda bianca. La manovrabilità risulta migliorata e il velivolo diventa un mezzo di servizio perfetto per l'esercito, con una vita rinnovata di 20-30 anni senza altri interventi. Per ora, il Black Hawk è stato integrato con monitor digitali nella configurazione per l'evacuazione sanitaria. Questo è un HH-60L, l'ultima versione del Black Hawk Medevac. È dotato di barelle nella parte posteriore e di un sensore ad infrarossi posizionato sul muso. Nella cabina di pilotaggio si percepisce il passaggio verso l'era digitale con la scomparsa dei vecchi manometri. Il sistema di gestione del volo consente al pilota il controllo centralizzato di tutte le comunicazioni e le funzioni di navigazione. Questo display a cristalli liquidi multifunzionale fornisce immagini nitide, ma anche il piano di volo e informazioni relative alle comunicazioni e alla navigazione. L'esercito statunitense mira a mantenere gli elicotteri dal design efficiente. Un velivolo che ha effettuato la transizione dall'analogico al digitale è il fratello maggiore del Black Hawk, il Chinook. Lungo 15,5 metri e pesante 14.524 kg, il Chinook a due rotori è entrato in servizio nel 72 con la guerra del Vietnam, ma nonostante l'età è stato riadattato per l'era digitale. I rotori in tandem, la rampa di carico posteriore e la possibilità di trasportare carichi pesanti al gancio baricentrico fanno del Chinook il velivolo militare più versatile mai costruito. L'elicottero prende il nome dalla tribù Chinook, ma esiste anche un vento chiamato Chinook. Il velivolo infatti causa una fortissima deflessione che provoca una sorta di tornado. Molti elicotteri come l'Apache e il Black Hawk utilizzano il rotore principale per sollevarsi, mentre quello più piccolo in coda impedisce alla fusoliera di ruotare, utilizzando un'enorme quantità della potenza prodotta dal motore. Su un elicottero con rotori in tandem come il Chinook, i due rotori ruotano in direzioni opposte, annullando l'impulso a girare della fusoliera. La potenza generata dai due motori viene utilizzata dai due rotori solo nella fase di sollevamento.
Si dice che il Chinook con rotori in tandem sia un'innovazione, ma non è vero. È un'innovazione che ha 40 anni e che ha resistito alla prova del tempo perché fornisce stabilità longitudinale e controllo all'aeromobile. Il Chinook è il re degli elicotteri. È in grado di trasportare 11.793 kg, il peso di un piccolo carro armato. È perfetto alle altitudini elevate, dove l'aria è rarefatta e l'efficienza delle pale diminuisce. È l'unico elicottero delle forze statunitensi in grado di operare oltre i 1.600 piedi in Afghanistan. Non voglio criticare gli elicotteri precedenti che svolgevano il lavoro per cui erano stati concepiti, ma non erano in grado di operare con un carico utile e efficace a quelle altitudini. Tuttavia, il Chinook è performante anche quando vola ad altitudini più basse. È stato concepito per fluttuare in aria come una barca e nel caso può anche atterrare sull'acqua. I corpi d'élite hanno adattato i loro Chinook dotandoli di serbatoi capienti che possono essere riforniti in volo, di armi ed elettronica che lo rendono persino più incredibile. Il Chinook è un elicottero imponente e richiede un equipaggio di 4 persone. L'aspetto più importante quando si vola su questo elicottero è il coordinamento dell'equipaggio. I due piloti sono fondamentali, ma forse gli uomini più importanti sono l'ingegnere di bordo e il capo equipaggio. Si occupano di fissare i carichi, di individuare i luoghi di atterraggio e di ottenere le autorizzazioni necessarie. Come per tutti i piloti, anche per il maggiore Jones, la passione per il volo risale all'infanzia. Desideravo fin da piccolo pilotare un elicottero. Volare alla velocità del suono è sicuramente emozionante, ma credo che non ci sia niente di più bello che stare nella cabina di pilotaggio, sfiorando la cima degli alberi con gli occhiali per la visione notturna e l'illuminazione scarsa. Non c'è una sfida più grande. Il Chinook è disponibile in diverse versioni. L'ultimo modello è un aeromobile dotato di computer e schermi digitali. L'operazione di aggiornamento potrebbe prolungarne la vita di 20 anni e farlo entrare nell'era della guerra computerizzata. Ma l'opera di svecchiamento dei piloti non è altrettanto semplice. I piloti della vecchia guardia come me sono abituati ai sistemi analogici. I giovani invece sono cresciuti con i computer, hanno imparato a conoscerlo e a usarlo. Questo passaggio è più difficoltoso per me perché ho imparato a volare con sistemi diversi e devo fare uno sforzo. Secondo la mia filosofia, per sperimentare questo sistema basta andare in una sala giochi e stare a guardare il ragazzino più bravo. Il nuovo esercito statunitense dell'era digitale sarà in grado di continuare a volare con gli alleati meno tecnologicamente avanzati? Continueremo a lavorare con gli alleati di sempre e il fatto che i loro sistemi non siano digitali non li rende inefficaci. Certo, il potere è ridotto e proprio per questo noi ci stiamo sforzando di attuare l'aggiornamento delle nostre piattaforme. Nel frattempo, sull'altra sponda dell'Atlantico, la Royal Navy britannica lavora per costruire una propria flotta di elicotteri digitali. Nella seconda guerra del Golfo, l'alleato più fidato degli Stati Uniti è la Gran Bretagna. La Royal Navy vanta una flotta di elicotteri da combattimento, alcuni dei quali sono tra i più moderni al mondo. Il design è eccellente come quello degli statunitensi, ma alcuni sono ben lontani dal processo di digitalizzazione. Un elicottero della Royal Navy che andrebbe aggiornato è il Mark 8 Lynx. Il Lynx detiene la velocità record di 400 km orari ed è stato concepito per reagire ai sottomarini e ai mezzi di superficie.
Il Lynx è l'elicottero più veloce al mondo. È estremamente agile. La particolare testa del rotore gli consente una maggiore aerodinamicità rispetto ad altri elicotteri. È fantastico da pilotare, ma non direi che è particolarmente maneggevole. È un aeromobile un po' nervoso. È paragonabile a una macchina sportiva, mentre gli altri elicotteri sono paragonabili a un autobus. Il rivoluzionario rotore consente all'elicottero di volare a velocità superiore perché la forma a remo delle pale aumenta l'aria sopra la superficie e rallenta l'inizio dello stallo. L'addestramento alla guerra dell'equipaggio non si interrompe mai. Oggi la squadriglia riceve istruzioni su un'esercitazione che prevede il lancio di missili Skewer da un Mark 8 Lynx. Buongiorno signori. Le istruzioni questa mattina riguardano il lancio di 15 missili Sea Skewer. È una delle rare occasioni in cui si sparano missili in esercitazione e i soldati ascoltano attenti. I bersagli si trovano a 20 miglia nautiche a nord-ovest di Abbaport, nella baia di Cardigan. Si tratta di 4 chiatte lunghe 30 metri, dotate di target con materiale radar riflettente. I Sea Skewer sono la principale arma che abbiamo contro i mezzi di superficie. Alcuni stanno per essere messi fuori uso ed è l'occasione per i membri più giovani dell'unità di acquisire esperienza con queste armi. Lo Skewer è un missile a media portata semiattivo che ha il compito di colpire e incendiare piccole imbarcazioni di pattuglia, grandi quanto una corvetta. L'equipaggio del Lynx è composto da un pilota e un osservatore. Io ho il compito di identificare e classificare il nemico per essere in grado di colpire il bersaglio giusto e predisporre l'arma. Per far ciò utilizzo il radar che guida il missile sul bersaglio. Il Sea Skewer è un missile estremamente efficace. La testata ad alto potere esplosivo esplode solo dopo essere penetrata nella nave, sviluppando un incendio. Mi è capitato di volare con questi missili in Bosnia e in Kosovo negli anni 90, ma non ne avevo mai sparati prima. Ero emozionato e anche nervoso, ma la soddisfazione è grande quando il missile si stacca dall'elicottero. Quando abbiamo ispezionato gli obiettivi, abbiamo visto che avevamo colpito esattamente il punto pianificato. La missione è andata a buon fine e il missile ha lasciato il segno. Oltre ai missili Skewer, il Lynx può trasportare anche siluri e bombe di profondità per attaccare i sottomarini. Di recente è stato dotato anche di una mitragliatrice calibro 1,2 cm, utilizzata contro imbarcazioni veloci. Ma nonostante l'efficacia in battaglia, il Mark 8 Lynx deve ancora entrare nell'era digitale in previsione dei conflitti futuri. Per entrare nell'era digitale dobbiamo disporre di un equipaggiamento che sia compatibile con quello della NATO e degli alleati con cui dobbiamo collaborare. Gli altri aeromobili della Royal Navy hanno imboccato la strada della guerra digitale, compresi il Sea King Mark 7 e il Merlin.
Noi siamo leggermente in ritardo, ma con gli aggiornamenti previsti potremo recuperare ed entreremo a far parte dello stesso panorama. Alcuni elicotteri della Royal Navy sono già entrati nell'era digitale e il Sea King, per anni pilastro della Marina, dispone oggi della tecnologia che porterà la flotta nel XXI secolo. Sebbene il Sea King abbia oltre 30 anni, la nuova versione Mark 7 è stata radicalmente migliorata dal punto di vista elettronico. Grazie al grande radar mobile letale, è il primo elicottero al mondo nella sorveglianza e il controllo avanzato. L'avionica è stata potenziata e il nuovo radar è molto efficace. Inoltre dispone di un data link all'avanguardia che fornisce informazioni in tempo reale a tutti quelli che sono impegnati nelle operazioni. È un grande passo avanti per la Marina. Ora non ci limitiamo più a dare l'allarme. Il nostro ruolo è anche quello di sorvegliare e controllare. Il carrier può utilizzare questa piattaforma e svolgere una gestione dell'area di scontro completa, nonché controllare le navi e le forze di terra. Ciò che rende unico il Mark 7 Sea King è la possibilità di elaborare tre diverse modalità radar nello stesso momento. Questo consente di integrare contatti forniti via mare, aria e terra e di controllare tutte le aree di operazione in tempo reale, rimandando contemporaneamente i dati alla nave grazie a una connessione digitale chiamata Link 16. Le piattaforme utilizzate a questo scopo sono normalmente aerei ad ala fissa con 12 uomini di equipaggio. Noi possiamo garantire lo stesso servizio con equipaggio di 3 persone. Nonostante la squadriglia 849 utilizzasse l'equipaggiamento nuovo nel secondo conflitto del Golfo accanto agli americani, i risultati ottenuti sono stati fondamentali nell'ambito della campagna degli alleati. Il Mark 7 è stato fondamentale nel secondo conflitto del Golfo, non solo per noi. La connessione Link 16 ci ha permesso di integrarci con gli americani e con le truppe di terra, a cui le informazioni sono state fornite in tempo reale. Nonostante il Mark 7 sia frutto di una tecnologia avanzata, può essere ulteriormente migliorato. Un ambito che deve essere potenziato è la difesa stessa dell'aeromobile. Stiamo valutando diversi sistemi Defensive Ace Suite. La nostra protezione per ora è quindi garantita da altre forze. Ma le capacità del Mark 7 sono talmente impressionanti che ogni giorno vengono scoperte nuove potenzialità. C'è ancora tanto da imparare perché viene utilizzato da circa un anno. È una continua scoperta. La guerra del Golfo è stata un'importante palestra, ma continuiamo a imparare. Dal più sofisticato sistema digitale al mondo per il controllo e la sorveglianza al più moderno elicottero da combattimento in servizio, il Merlin della Royal Navy. È il primo elicottero sviluppato dalla Royal Navy in 25 anni ed è un incredibile passo avanti per la tecnologia inglese. È un aeromobile fantastico, di grande manovrabilità, soprattutto considerate le dimensioni. Ho pilotato 5 o 6 tipi di elicotteri nella mia carriera, ma questo resta il mio preferito. I motori Rolls-Royce sviluppano una grande potenza ed è un vero piacere pilotarlo. Il Merlin è senza ombra di dubbio il più moderno elicottero in servizio al mondo. Ha un'avionica eccezionale, 3 motori, ed è affidabile in ogni comparto. Ha anche una grande autonomia ed è possibile restare fuori per periodi più lunghi spegnendo uno dei motori. Questo consente di prolungare il volo di 4-5 ore. In combattimento il Merlin è impiegato contro i sottomarini e i mezzi di superficie.
Possiamo trasportare quattro siluri Stingray, quattro bombe di profondità o un'ampia gamma di GPMG, General Purpose Machine Guns, che possono essere montate all'interno della cabina di pilotaggio. L'elicottero è dotato di un radar a compressione d'impulso in grado di inviare un segnale molto lontano. Possiamo individuare contatti fino a 260 km di distanza. Il radar individua automaticamente questi contatti, fornendoci i dettagli su ora e posizione, che vengono spediti tramite il data link alle unità di terra. I sei display LCD visualizzano le informazioni dei centri in una grande varietà di colori. Per esempio, i nemici possono essere identificati in rosso, gli alleati in verde. Le immagini vengono inviate alle navi, che capiscono al volo se si tratta di unità avversarie o di unità amiche. Il carattere digitale del Merlin rende possibile la simulazione delle missioni. È stato creato un centro per il training sul Merlin, nel quale si trovano quattro simulatori collegabili da una stessa sala di comando. Questo permette agli equipaggi di esercitarsi su ogni missione in un ambiente sicuro e controllato. La tecnologia avanzata e la prospettiva di una futura guerra digitale visualizzata e combattuta sul monitor di un computer fanno pensare a un videogioco di proporzioni gigantesche. Ma che aspetto avrebbe? È possibile farsi un'idea recandosi in una base militare dell'Alabama. A Fort Tucker, ufficiali e piloti vengono addestrati al combattimento sul super simulatore CAV Sim. In questo quartier generale fasullo, i comandanti imparano a fare la guerra con truppe ed elicotteri. Sono in collegamento con otto piloti in volo simulato sugli elicotteri. È possibile ricreare la cabina dell'aeromobile necessario all'esercitazione. In questa sala, chiamata anche Stealth Room, gli istruttori gestiscono il conflitto e controllano il nemico. Il responsabile è il capitano Dan Knott. I comandanti seguono la battaglia sulla cartina posizionando post-it e usano un blocco o dei fogli per prendere appunti. Comunicano con me via radio, così io posso immaginare che cosa stanno vedendo. Anche se in realtà ho davanti lo schermo di un computer che mi indica esattamente la posizione di tutti e mostra come il computer mette in relazione il nemico, gli alleati e gli aeromobili. È un anticipo di quanto avverrà tra qualche anno, quando avremo il controllo di tutto, compresi i veicoli, e sapremo esattamente dove si trova il nemico. Niente può sfuggire. Questa è una visione realistica di come verranno combattute le guerre in futuro. È molto simile a un videogioco. In effetti a mia moglie e ai miei figli dico che non faccio altro che giocare tutto il giorno. Ma il videogioco sta diventando una realtà. A West Palm Beach, Florida, la guerra entra in una nuova era. Quella digitale. In un centro ricerche nel sud della Florida si sta sperimentando il primo elicottero al mondo concepito e realizzato per essere completamente digitale. Il Comanche dovrebbe entrare in servizio nel 2009. Tutto, dai sistemi di rilevazione ai comandi, è stato creato per lavorare sul campo di battaglia digitale. Questo aeromobile è la somma dei progressi ottenuti e può essere definito il non plus ultra degli elicotteri da combattimento.
Il responsabile del progetto, il colonnello Bob Birmingham, ha seguito per anni lo sviluppo del programma. Questo è l'aeromobile numero 2, il secondo prototipo del Comanche. Il programma di collaudo è stato un successo. Recentemente abbiamo integrato nella parte anteriore il sistema a sensori ottici elettrici e ben presto saremo in grado di dotarlo di un ricevitore di segnalazione laser e di un ricevitore di segnalazione radar. La cabina di pilotaggio dovrebbe rimanere così per quanto riguarda i sistemi di comando e i display utilizzati dai piloti. Tutto questo è stato fatto per ridurre i tempi di addestramento necessari a pilotare l'aeromobile. I missili saranno riposti in questo comparto, dove sarà anche depositato il carburante nel caso di missioni lunghe. Come potete vedere, non c'è sistema di scappamento. Abbiamo pensato di raffreddare i gas di scarico che poi giungeranno nella coda dell'elicottero. Da questa prospettiva si può osservare il sistema di rotori e capire in che cosa si differenzia questo aeromobile dagli altri. Il Comanche dispone di un rotore a 5 pale con tubi flessibili che gli garantiscono potenza e flessibilità. Il rotore di coda ha un design robusto per gestire 900 cavalli vapore, sviluppati direttamente dai motori. Come si può notare, questa parte è molto ben protetta da eventuali attacchi e minacce nemiche. Per questo motivo il design è così unico. Rispetto agli elicotteri precedenti, i computer del controllo di volo garantiscono che l'elicottero non superi i suoi limiti. Evitano che il pilota sottoponga la cellula e i rotori a stress eccessivo e che l'aeromobile venga danneggiato dall'eccessiva potenza. Questo telecomando a filo regala al Comanche una manovrabilità unica. Il collaudatore Bill Fell ci spiega. Ho pilotato diversi elicotteri, ma su qualsiasi altro velivolo, spostando la barra di comando da un'estremità all'altra, anche lentamente, si rischia di danneggiare qualcosa. Sul Comanche si può spostare la barra da un lato all'altro senza alcun riguardo e non succede nulla. Ho solo incrementato il tasso di rolleo. Di conseguenza, l'elicottero può compiere manovre che qualche tempo fa i designer potevano solo sognare. Questo elicottero può volare all'indietro raggiungendo i 148 km orari e lateralmente a 130. Gli altri elicotteri non consentono simili manovre che invece il Comanche esegue senza difficoltà. È possibile spostarsi all'indietro e lateralmente senza tenere la mano sulla barra. Il velivolo fa tutto da solo. Quando il computer controlla l'elicottero, il pilota può svolgere altre mansioni, come lavorare all'individuazione del bersaglio o alle comunicazioni. Il Comanche è stato concepito sin dall'inizio per non essere abbattuto in battaglia. Ufficialmente non sarebbe invisibile, si parla piuttosto di scarsa osservabilità. La sua silhouette affusolata sfugge ai radar ed è poco distinguibile a distanza. Inoltre, il carrello retrattile lo rende ancor meno individuabile. I motori interni e l'ingegnoso design del rotore di coda riducono in modo consistente il rumore. Per sfuggire ai sensori termici, i gas di scarico vengono raffreddati nella coda prima di essere immessi nell'atmosfera, riducendo il rischio di attacco da parte di missili autoguidati a infrarossi. Tutti i sistemi presenti a bordo sono digitali, ma ciò che contraddistingue il Comanche è la presenza dei computer per la raccolta di informazioni. La caratteristica principale dell'elicottero è la capacità di raccogliere informazioni. I computer sono integrati nella cabina di pilotaggio e consentono di elaborare l'ingentissima quantità di dati che vengono raccolti dai sensori.
I sistemi di rilevazione digitali consentono ai comandanti a terra di ricevere costantemente informazioni sulla posizione del nemico e delle proprie forze. Il Comanche diventerà gli occhi e le orecchie delle truppe di domani, consentendo il controllo del conflitto. Il Comanche è un grande progresso in campo tecnologico e rispetto ai predecessori è due generazioni avanti. Il suo operato è migliore rispetto agli elicotteri convenzionali di cui siamo dotati e lavora due volte più veloce. Questo aeromobile trasformerà il mondo, cambierà le modalità di combattimento. È un vero sistema informativo e l'informazione è potere. Questa è la porta che il Comanche aprirà in futuro.